Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati su Focus 3.0, il mistero della vita. Attendo piano piano le persone che entrino in questo appuntamento mensile che viene, come dire, svolto e viene reso possibile dalla generosità di Enrico e di Anna Tamburini, Enrico Ballantini, e grazie a loro che appunto abbiamo la possibilità di ritrovarci qui ogni mese su questa pagina così importante e prestigiosa. Ecco che vedo le persone entrare, collegarsi, buonasera a tutti, vedo già un po' di nomi che conosco o che magari avrò piacere di conoscere prima o poi. Questa è una rubrica che è partita qualche mese fa, si chiama Cose dall'altro mondo e siamo qui per parlare di medianità, percorsi spirituali e per fare veramente un viaggio assieme tra, come dire, le cose che apparentemente sembrano invisibili, ma che in realtà, sono molto molto presenti e per qualcuno sono anche molto visibili. Quindi io approfitto veramente di questi primi istanti. Vedo appunto tutte le persone collegarsi, vi saluto con un ciao generale e ancora una volta ripeto, questo spazio è gentilmente offerto dal preziosissimo lavoro che Anna ed Enrico stanno facendo su questa pagina, un lavoro certosino di selezione con grandissimi ospiti, grandissimi relatori. Io mi sento veramente molto piccolo al fianco di questi nomi illustri, ci sono veramente dei relatori di fama internazionale. Vi consiglio, se non l'avete già fatto, di seguire tutti gli appuntamenti che Focus propone perché ogni sera, ogni momento della giornata, poi ci sono le repliche, c'è il canale YouTube, è possibile davvero non solo acculturarsi, non solo apprendere cose nuove, ma soprattutto, che poi è lo scopo di questo canale, offrire la possibilità di crescere, come dire, maturare una consapevolezza interiore, di confrontarsi con delle idee diverse e quindi anche poi naturalmente andando su uno dei temi che riguarda tutti noi, ovviamente, che è quello della vita e della morte. Io questa sera ho il piacere di condurre questa rubrica che si chiama appunto Cose dall'altro mondo. E il titolo di questa sera è Sui sentieri della medianità. L'incontro di questa sera verterà su questo argomento, questa tematica. E quindi, insomma, vi auguro veramente una piacevolissima ora, ora e mezza in mia compagnia, sperando di offrirvi appunto qualche spunto di riflessione, qualche motivo di viaggio interiore che potrete fare, insomma, dopo questo nostro incontro. Ripeto, saluto a tutti in un ciao generale. L'argomento di questa sera, come detto poc'anzi, è un ulteriore passo, diciamo, avanti, un capitolo successivo del libro che stiamo scrivendo assieme, che si chiama appunto Cose dall'altro mondo. L'argomento di questa sera è sui sentieri della medianità, perché abbiamo già fatto 3 incontri. E se li avete persi potete recuperarli appunto sul canale YouTube di Focus 3.0. Abbiamo visto in questi 3 capitoli precedenti proprio il principio su cui verte la comunicazione con i mondi sottili, che naturalmente è l'energia. E allora vi ricorderete, per chi era già collegato le volte precedenti, abbiamo fatto anche qualche piccolo esercizio, abbiamo spiegato un po' come tutti noi siamo definiti dalla scienza corpi di luce, vi ricorderete i biofotoni e vi ricorderete anche i campi elettromagnetici che compenetrano, circondano e veramente danno vita, danno linfa spirituale all'essere. E poi abbiamo fatto dei lavori appunto anche non solo di percezione di questa energia, ma anche, come dire, approdando in quella fantastica, diciamo, tecnica, in quello strumento meraviglioso che è la psicometria, quindi la possibilità di percepire l'energia di una persona, di un luogo attraverso appunto gli oggetti appartenuti a questa persona o i luoghi dove questa persona si è mossa. E quindi, ripeto, se avete, come dire, perso le puntate precedenti,
le trovate nel bellissimo archivio di Focus 3.0 su YouTube. E come in tutti i percorsi progressivi, diciamo di medianità o di sensitività o comunque di consapevolezza personale e spirituale, a un certo punto, dopo aver affrontato questi percorsi, e saluto tutte le persone che sono arrivate in questo momento, veramente vi saluto, vi leggo uno a uno, ma sareste troppi da nominare. Come in tutti i percorsi si parte dal concetto di energia per poi appunto capire un po' come poter percepire questo mondo spirituale. E chiunque può farlo, adesso vedremo mano a mano, e questa sera vorrei parlare un po' del percorso, del sentiero che tutti i medium si sono ritrovati a fare. Quindi faremo questa prima parte, come al solito, un po' teorica, un po' così di racconto. Naturalmente lascerò spazio poi alle vostre domande sull'argomento, chiedendovi la cortesia di circoscriverle appunto alla tematica di questa sera, che è appunto sui sentieri della medianità. E dopodiché vedremo se c'è qualcuno, sicuramente, anzi, dall'altra parte che ha voglia di comunicare con noi. Quindi faremo qualche contatto in diretta, qualche comunicazione che arriverà dai mondi sottili. Quindi state con noi, state su Focus perché appunto passeremo una bella ora, ora e mezza tutti assieme. Ripeto, saluto tutti e tutti quelli che in questo momento sono collegati. Allora, la prima cosa che veramente verrebbe da dire è che, come dire, i testi sacri, a me piace ogni tanto fare qualche citazione, contengono già molti principi, molte verità che poi noi oggi, uomini e donne del XXI secolo, sappiamo, come dire, raccontare anche attraverso la scienza. Nel Vangelo di Giovanni si dice, lo sapete forse benissimo anche voi, siete nel mondo, ma non siete del mondo. Questa è una frase che contiene una grande verità. Vangelo di Giovanni, Gesù a un certo punto dice: siete nel mondo, ma non siete del mondo. Questa, come dire, questa differenza tra le due preposizioni, è fondamentale. È fondamentale perché ci racconta in una frase semplicissima, detta dal Maestro dei Maestri Gesù, la nostra vera natura, la nostra vera essenza, che è appunto quella spirituale. Quindi noi camminiamo su questo mondo, camminiamo su questa terra, naturalmente rivestiti da un corpo terreno, lo sappiamo benissimo, ormai tanti avete, come dire, consapevolezza di questo, ma nello stesso momento appunto siamo qui evidentemente per far parte di questa creazione, di questo lavoro di cesello di perfezione, no? Di illuminazione. Quindi siete nel mondo, non siete del mondo. Qui c'è come dire, raccolta il seme della medianità stessa, dell'essere spirituale, del mondo spirituale. Quindi appuntatela se non la conoscevate, perché veramente è un po' come se fosse la perla delle perle. La medianità non è una professione assolutamente, ma è un richiamo, come dire, veramente una sorta di richiamo, di percorso mistico che porta a Dio. Molte persone ritengono i medium persone fortunate perché hanno possibilità di lavorare, collaborare col mondo dell'oltre e anche naturalmente per poter vedere questi esseri disincarnati, vederli, percepirli, sentirli. Io stesso, insomma, ho tutto il mio percorso alle spalle, fatto di studi in Italia, all'estero, fatto di esperienze, fatto ovviamente di pratica, di costruzione e demolizione delle mie convinzioni, delle mie certezze che sono pronto ogni qualvolta a rimettere in gioco proprio perché la medianità è un viaggio mistico che ci porta appunto verso Dio. E la medianità, come dire, non può che essere definita semplicemente come amore. Amore perché durante un contatto noi quello che facciamo è quello proprio di congiungere i due mondi. Cosa c'è di più bello? Provate a immaginare il simbolo dell'infinito. Noi tutti sappiamo essere, come dire, infinito, essere eterni. In noi alberga l'eternità, alberga la non fine. E allora immaginate il simbolo dell'infinito, sapete tutti, è come un 8 rovesciato, messo quindi in orizzontale. Ecco che quello è il simbolo che può rappresentare al meglio non solo l'infinito, ma anche la medianità, perché quei due mondi si toccano. Quel simbolo dell'infinito rappresenta graficamente, in maniera molto chiara, il punto di contatto tra le due dimensioni. E quello che fa il medium, il lavoro del medium con la medianità,
è appunto quello di andare in quel punto esatto dove come dire, i due mondi si toccano nel simbolo dell'infinito e cercare di portare le parole dell'oltre in questa dimensione per le persone che sono rimaste, che hanno fame e di conoscenza e ovviamente di speranza di ritrovare i loro cari. Io nel frattempo leggo i vostri commenti e vi ripeto, poi ci sarà uno spazio per le domande, per cui tenetele pronte, attinenti a ciò che stiamo dicendo. È un percorso, quello della medianità, molto 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 impegnativo, ovviamente molto gratificante, pieno di soddisfazioni, pieno di momenti veramente molto edificanti per lo spirito e per, come dire, la nostra mente, ma è altresì vero che è un mondo, è un percorso che richiede molta dedizione, che richiede molto impegno, richiede molta, molta, molta disciplina. Quindi io, come dire, non voglio ovviamente spaventare nessuno, ma quello che mi piace dire è che appunto è un percorso serio, è un percorso importante, è un percorso che richiede davvero impegno. E quindi diciamo che un po' una delle cose che ai medium viene spesso richiesta dal mondo spirituale è quello di spiritualizzare se stessi, che è un verbo un po' strano, però un po' racconta l'importanza di ciò che facciamo. Ovvero, come dire, cercare di esprimere non solo con le parole, ma con i fatti, con i sentimenti, e poi a monte ancora con i pensieri, la connessione che si ha con noi stessi e portarla nel mondo. Non si tratta di essere persone necessariamente credenti o di appartenere a qualche, religione organizzata. Assolutamente no, i medium sono persone libere che hanno, come dire, incontrato una grande verità che è la seguente. Mentre le religioni ti cercano di cercare fuori un Dio, di chiedere, di appellarti, di piangere, di sperarti con qualcosa, con un'entità che è fuori da te, la medianità ti riporta invece ad una consapevolezza antica, taoica, che è quella che il Dio è dentro, dentro di noi. Dunque, leggo questa domanda perché sennò poi la perderò. Per cortesia, puoi spiegare le parole di Giovanni che hai detto prima. Allora, nel Vangelo di Giovanni, credo che sia il versetto 17, lui dice, meglio lui, Gesù dice, siete nel mondo, ma non siete del mondo. Questa piccola differenza, siete nel mondo, ma non siete del mondo, fa riferimento all'appartenenza da cui deriviamo, cioè alla nostra vera natura. Noi camminiamo nel mondo, ci muoviamo in questo mondo terreno, ma la nostra vera natura non è di questo mondo, perché è di una dimensione chiaramente sottile, di una vibrazione più pregiata, più nobile, più raffinata, che appunto noi, come dire, convenzionalmente chiamiamo mondo spirituale. Quindi questa frase è molto carina, molto saggia e molto sintetica perché racchiude una grandissima verità. Voi siete nel mondo, ma non siete del mondo. Spero, Elisabetta, di averti, come dire, risposta, scusami. Quindi torniamo al nostro lavoro su noi stessi, quindi spiritualizzare noi stessi. Questa è come dire, delle regole d'oro per il medium, sia che sia all'inizio del proprio percorso, che sia anche un medium che ha già una buona esperienza. Perché questo? Perché Dio dice che benedice coloro che benediscono gli altri. Che cosa vuol dire? Il nostro lavoro di spiritualizzare noi stessi deve passare attraverso le nostre azioni, attraverso i nostri gesti, che naturalmente a monte nascono prima dai nostri pensieri e che a monte nascono prima dalle nostre emozioni e quindi dalla nostra vera natura. La grande anima, il Mahatma Gandhi, diceva una cosa meravigliosa che io amo spesso ripetere. Finché i tuoi pensieri non saranno allineati con le tue parole e quindi con le tue azioni, non potrai essere in armonia. Pensate anche qui, una semplice frase detta da questa grande anima, il Mahatma Gandhi, racchiude una grande verità. I tuoi pensieri devono essere allineati alle tue parole, quindi alle tue azioni. Molto spesso noi ci perdiamo in questo concetto. Magari abbiamo anche dei pensieri illuminati, nobili, luminosi. Poi però per qualsiasi motivo ci riduciamo con le parole a scendere negli abissi più profondi umani, magari perché litighiamo, magari perché vogliamo difendere le nostre idee, oppure cediamo al nostro ego, eccetera, 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 perché pretendiamo di avere ragione sugli altri.
O così a volte pensiamo una cosa, di voler fare una cosa, ma poi nei fatti ne facciamo un'altra. Vi faccio un esempio banale. Magari state pensando che non vi piace andare alla festa di qualcuno perché questo qualcuno vi è antipatico, perché avete voglia di fare altro, ma poi per convenienza, per circostanza, per i convenevoli, rinunciate alla vostra idea e di conseguenza andate a quella festa. Questo significa non mettere in armonia pensieri, parole e azioni, perché molto spesso non si ha coraggio di essere se stessi, di essere quello che in realtà siamo. Allora il lavoro del medium passa anche da questo, ovvero cercare di essere integri, cercare di ascoltare quella voce dentro che noi chiamiamo la voce del cuore, del grande maestro. Ed è tutto un lavoro che poi passa in maniera silenziosa, tendenzialmente, si spera con grande umiltà, nelle nostre azioni quotidiane. Quindi pensare in modo assolutamente amorevole a noi stessi e poi agli altri. La medianità, fate attenzione, è una corsa lunga, è come la maratona, nel senso che è qualcosa che si apprende piano 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 piano. Non c'è un traguardo da raggiungere, non bisogna fare gli scatti, ma è un lavoro molto molto molto, come dire, lento, molto fatto di cadute e risalite. Quindi non preoccupatevi se, come dire, siete su un percorso di crescita o di studio della medianità e siete in difficoltà. Non preoccupatevi perché non esiste medium che incont non incontri ogni giorno appunto un eventuale no, un'eventuale difficoltà a percepire l'energia o insicurezza in se stesso. Quello che conta però è fortificare, edificare. E veramente mettere cemento armato alla nostra consapevolezza, alla nostra fede. Io dico sempre che nella medianità, come dire, non abbiamo la rete di salvataggio davanti e tutte le volte, come dire, ci buttiamo nel vuoto quando facciamo un contatto, perché lo sapete, non chiediamo mai informazioni, i veri medium non chiedono foto, non chiedono nomi e devono lavorare con il proprio sentire, con le proprie percezioni. Quindi veramente ogni contatto è un buttarsi così in questo dirupo nel vuoto. Ma la fede, la consapevolezza fa sì che il medium sappia che in fondo a quell'abisso, a quel dirupo, diciamo a quella valle buia dentro il quale si è buttato, sa perfettamente che ci sarà sempre il mondo spirituale a salvarlo. Quindi è un grande atto di fede, un grande atto di fiducia verso il mondo, tra virgolette, invisibile. La medianità quindi è un servizio a Dio. Sappiatelo questo, è una filosofia di vita e studiando la medianità si impara una grande consapevolezza, si acquisisce, si integra una grande verità, che il dolore in realtà è un amico nascosto. Posso aprire una piccola parentesi personale, ma so che è la storia di molti miei, tra virgolette, colleghi o comunque persone appassionate di medianità. Tutti noi siamo approdati, in questo mondo. Appunto di studio della medianità attraverso i lutti, i dolori, le sofferenze che abbiamo passato. Nessuno ne è esente, ma molto spesso quello che capita è che appunto un lutto invalidante diventa la porta, la via di accesso verso lo studio della medianità, perché ovviamente la sofferenza ti toglie tutto, il dolore ti toglie tutto, ma ti restituisce l'anima. Quindi la medianità è un momento veramente di bellezza, di grande miracolo, e su questo insomma non abbiamo dubbi. Noi non accettiamo la morte, parlando di lutto, proprio perché in noi alberga l'eternità. È questa la vera, come dire, realtà che è dentro ciascuno di noi. Noi rifugiamo dall'idea della morte, ne abbiamo paura, la temiamo, è ancora un tabù, ma perché in fondo il nostro cuore sa che appunto saremo, come dire, apparteniamo all'umanità. Chiedo scusa, ma stavo leggendo i commenti riguardo alle entità presenti nel quadro. Non lo so, può essere, non è la prima volta che mi dicono che durante le dirette, una volta è stata anche fotografata e l'ho poi postata su Facebook. Quindi se siete pronti a fare uno screenshot per immortalare queste entità che si muovono, mi fa piacere, anche perché effettivamente sono molto 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 ben accompagnato. Sapete una cosa? Prima di iniziare questa diretta, io ovviamente mi sono un attimo sistemato, i capelli, eccetera, eccetera.
e mi sono messo su un po' di musica ed è un peccato che non si possa fare perché poi Facebook sappiamo che limita l'utilizzo delle musiche per motivi di copyright. E mi sono messo su una canzone, c'è cioè un brano strumentale che vi consiglio perché a me veramente tutte le volte mi galvanizza, mi fornisce l'energia giusta, mi riconcilia con appunto il mondo spirituale, con le mie ombre, con le mie luci. È un brano tratto dalla colonna sonora di AI, che nient'altro è che il film di Artificial Intelligence, intelligenza artificiale, dove c'è quel bambino robot. Forse lo conoscerete di Spielberg, è un film molto famoso, si chiama AI. E appunto in questa colonna sonora c'è un brano strumentale che si chiama The Reunion, cioè come dire, riunirsi, ritrovarsi. Cercatelo, cercatelo perché è un brano veramente meraviglioso. Nel film questo brano viene messo come colonna sonora quando lui alla fine di questo viaggio pazzesco, meraviglioso, pieno di mille disavventure, ritrova la mamma. È un film che tra l'altro uscì qualche anno dopo la dipartita di mia mamma, è un film dei primi anni 90 e ricordo la grande emozione quindi al film nel vedere anche insomma, questo bambino che ritrovava la propria mamma. E proprio in quel momento che rappresenta il ritrovarsi fra i mondi perché anche lui aveva perso, erano passati tantissimi anni, la mamma come dire era purtroppo trapassata ma lui non lo sapeva anche perché era un robot quindi era come dire eterno nella sua vita robotica, dopo molti secoli, appunto, attraverso l'intervento di creature superiori, riesce a vedere, a passare un giorno con la sua mamma, è come se appunto la morte non fosse nulla, come di fatto è. È un momento molto romantico del film e quello che succede è che appunto nel sottofondo c'è questa musica che si chiama The Reunion, cercatelo, penso anche su YouTube si trovi, perché è un grande momento di riconciliazione. E mentre appunto lo ascoltavo, come dire, le entità che forse state vedendo alle mie spalle si sono molto manifestate e mi hanno proprio detto ok, andiamo questa sera a fare questa diretta. Tra l'altro è la prima diretta in cui inizio a parlare di medianità, per cui non è un caso in cui appunto si parla appunto di entità, si manifestano e loro sono molto brave nel farsi sentire. E allora, il lavoro del medium, e questo come dire è proprio la base che stiamo vedendo dopo aver parlato di energia nei concetti e negli appuntamenti precedenti, è un grande lavoro su di sé. Molti pensano che ciò che fa il medium o la medium è parlare, dialogare con i mondi invisibili e quindi con i trapassati, con i defunti, con i morti. Sì, è vero, questo lo facciamo anche se a me la parola morti, defunti non mi piace, diciamo disincarnati, trapassati, diamo un'altra, come dire, definizione perché sono più vivi che mai i nostri cari nell'oltre. Però è altresì vero che non solo noi si parla con questi mondi disincarnati, dove appunto le entità, i nostri cari hanno abbandonato il vestito terreno, ma noi, il vero lavoro del medium è quello di parlare molto di più con i viventi che con le persone appunto nell'oltre, perché è un lavoro di contatto con chi viene appunto a chiederti di parlare con i propri cari. Quindi il lavoro del medium è come dire, sconfina tantissimo. Come dire, nella psicologia, nell'empatia, nell'accoglienza dell'altro. Quindi noi parliamo sì con i trapassati, ma parliamo moltissimo, ovviamente, e forse anche di più, con le persone vive in questa dimensione che vengono da noi e cercano speranza e conforto. Quindi questo è un tassello importante perché lo nomino, perché lo cito? Perché evidentemente se noi dobbiamo lavorare con le persone, e se dobbiamo, come dire, essere un canale pulito, non c'è via maestra da seguire se non quella del conosci te stesso. Appunto, le famose scritte antiche sui templi della Grecia, vi ricordate? Conosci te stesso. È importantissimo. Perché è importante? Perché il conoscere se stessi significa fare un costante lavoro
raffinatura, di pulizia, di lucidatura di quello che è il nostro essere, affinché appunto ci si possa poi presentare al mondo con una certa, diciamo, onestà intellettuale, con una certa pace interiore. Ma non solo, nella tecnica, nella fase pratica di un contatto, è molto importante che il medium abbia fatto questo lavoro su di sé e continui a farlo per il resto dei suoi giorni, perché bisogna stare attenti a quelle che sono le proiezioni che noi possiamo fare sulla persona che viene a chiederci contatto, oppure tenere a bada la nostra mente che è sempre pronta a intervenire, oppure ancora una volta alle emozioni che possono salire, alla stanchezza che può prendere sopravvento. Insomma, il medium deve essere molto in contatto con la propria essenza affinché possa fare un lavoro da canale pulito, perché nel momento in cui il medium è un canale pulito, allora a quel punto anche il mondo spirituale riesce a comunicare molto bene, con molta facilità, ciò che vuole dire alla persona ricevente che è venuta a chiedere contatto. Ovviamente è un campo sconfinato. Nel senso che ci sono moltissime cose da dire oggi, come dire, facciamo proprio le prime tracce, le prime impronte su questo sentiero, e poi avremo modo di approfondire anche tutto il lavoro sui sensi psichici, la chiaroudienza, la chiaroveggenza, eccetera, eccetera. Ma oggi vorrei mettere il focus, visto che siamo su Focus 3.0, proprio su quello che, come dire, è il lavoro del medium, è l'attitudine corretta, l'etica del medium e anche l'impegno di appunto che il medium ci deve mettere. Come dire, rompo un attimo il discorso perché sto leggendo un paio di domande che voglio cogliere e poi, come dire, continuerò con, diciamo, la piccola relazione. C'è questa domanda della Nicoletta che dice: "Non ti è mai capitato di avere paura? Non sono mai arrivate entità malvagie?" Allora, grazie Nicoletta per questa domanda, perché anche nei corsi, nei seminari che faccio, nei convegni, insomma, dove sono presente, spesso è un quesito che viene posto. Allora, perché vi dico che è una domanda importante? Intanto, vi ricorderete l'altra volta, proprio nell'incontro qui su Focus 3.0, quindi un mese fa, io, come ho detto prima, per le persone che non lo sanno, nella seconda parte di questo incontro, di questa diretta, farò qualche contatto, se il mondo dell'oltre avrà il piacere di manifestarsi a me. E se io ne sarò degno, ne avrò la possibilità, perché poi tutto dipende dal medium, non dal mondo spirituale. E l'altra volta, durante questa fase di contatti, quello che è successo è che dopo aver fatto un paio di contatti si è presentata una bambina. Vi ricorderete, magari voi che eravate presenti avete questo ricordo nella memoria. E dico questo per arrivare appunto a rispondere alla Nicoletta che mi chiede: "Non ti è mai capitato di avere paura?" Ebbene, quella volta è successo un mese fa qui in diretta che venne questa bambina, diede qualche dettaglio, quindi la sorellina, altre cose, eccetera, eccetera, e poi a un certo punto quello che è successo è che l'energia, come dire, ha preso un po' il sopravvento sul mio corpo. Non è niente di spaventoso, io vorrei anche tranquillizzare le persone che forse l'altra volta sono rimaste un po' colpite dal fatto che ho chiuso un po' repentinamente la diretta. Ovviamente, come vedete, sto benissimo e dopo qualche minuto ho chiuso la diretta sono stato benissimo. Che cosa succede? È una cosa molto classica. Tutti i medium sono diversi. Così come siamo persone diverse, così come abbiamo qualità nella vita, talenti diversi, limiti differenti, modi di parlare diversi, voci diverse, anche i medium nella medianità sono diversi. Per quanto mi riguarda, io faccio parte di quella categoria di medium che sente molto l'energia. Non so se è un bene o se è un male, non sta a me dirlo, ma posso parlare sicuramente della mia esperienza e quello che so negli anni, quello che ho imparato è che appunto talvolta questa energia, questa vibrazione è un po' più forte. Non succede nulla, io, come dire, mi affido totalmente perché so che stiamo sempre in contatto con l'amore, con la luce, quindi non c'è nulla di cui aver paura, non può succedere nulla di malvagio. Poi, se siete persone che amano magari proteggersi, fare un cerchio di luce di protezione piuttosto che accendere un incenso, il palo santo, va benissimo. Ma io ho una grande fede in Dio, nella sorgente, e so che quando faccio questo
quando mi approccio a questa esperienza, che è quella dei contatti, lo faccio veramente con il cuore aperto, possibilmente cercando di portare un po' di speranza, un po' di sollievo, un po' di conforto alla persona appunto al quale è rivolto il contatto. Quindi io so di essere protetto, non è una presunzione, ma è soltanto una grande, grande fiducia nel mondo dell'oltre e nei miei cari. Quindi quello che voglio dirvi è non c'è da avere paura, non ho mai avuto paura, anche in quelle occasioni in cui magari l'energia si fa sentire un po' più prepotentemente. Ma sapete, senza entrare nei dettagli, perché ovviamente è stato poi un contatto che ho gestito in forma privata, quello che è accaduto è che questa bambina purtroppo è trapassata con una, appunto, una morte un po' tragica. Quindi nell'acqua, insomma, è annegata, eccetera, eccetera. E quindi povera creatura ha cercato di farmi capire questo suo dettaglio, questa sua esperienza, questo suo trapasso attraverso le sensazioni fisiche. E capita sovente a quasi tutti i medium, quindi noi possiamo vederli, possiamo sentirli, possiamo percepirli o addirittura appunto avere delle sensazioni fisiche. Nulla di spaventoso, è tutto molto, come dire, sereno, molto, molto bello. L'unica cosa è che l'altra volta io non volevo chiaramente in diretta magari spaventare qualcuno all'ascolto, quindi molto semplicemente, siccome sentivo di avere un grande movimento negli organi e anche un po' in bocca, ho preferito chiudere, ma quello che è accaduto è che ho avuto semplicemente qualche minuto di scombussolamento interiore e poi la cosa è finita lì. Però grazie a queste sensazioni io ho potuto dare dei dettagli importanti alla mamma, che appunto ha riconosciuto, poi la bambina è tornata il giorno dopo, abbiamo fatto un contatto molto più tranquillo, ha dato dei nomi, delle date, insomma, delle informazioni che tutte le volte mi fanno veramente dire è un miracolo poter parlare con il mondo dell'oltre, e quindi insomma il contatto poi si è risolto nel migliore dei modi. Quindi tutto questo per dire state tranquilli, non c'è niente di cui avere paura. Poi ho letto un'altra domanda interessante, che è quella di dunque, l'ho persa, va bene, c'era qualcuno che mi chiedeva se il medium può leggere nella mente delle persone. Adesso purtroppo ho perso questo intervento. Ed è interessante, fa parte un po' di questa prima, diciamo, lezione, primo incontro, prima relazione, prima condivisione su questa tematica. Allora, il medium per, come dire, formarsi, quindi il percorso di formazione di un medium per la sua anche, come dire, propria esperienza pratica, per impratichirsi, deve fare molto lavoro di natura psichica. Che cosa vuol dire natura psichica? L'abbiamo visto nei tre capitoli precedenti che, ripeto, come detto all'inizio, potete andare a cercare sulla pagina YouTube di Focus, ci sono tutti gli incontri, compresi questi tre. Lettura psichica vuol dire entrare nell'energia della persona che ho davanti, quindi nei campi aurici, nei campi elettromagnetici, chiamatela come volete, nei corpi sottili, e attraverso questo lavoro di contatto, che nient'altro è appunto la fusione dei due campi elettromagnetici, il medio può carpire delle informazioni dalla persona che ha davanti, certamente sì. Però, e grazie a chi ha posto questa domanda, tutto sta nell'onestà del medium nel riconoscere che tipo di lavoro sta facendo, perché se è vero che io attraverso questo lavoro di lettura psichica posso capire addirittura delle informazioni della persona trapassata, è altresì vero che non sto facendo un lavoro veramente spirituale. Quindi sto semplicemente mostrando i miei muscoli, sto facendo vedere quanto sono bravo a livello psichico, ma di fatto non sono in contatto medianico, non so se mi sto spiegando. Quindi io dico sempre, è molto 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 importante che il medium dichiari ciò che sta facendo, ciò che appartiene a sé, quindi guarda, questo è un mio pensiero, secondo me questa entità ti vuole dire questo, ma sono io che lo penso, oppure dichiarare, aspetta, sto andando in psichico, quindi sto facendo una lettura a te, le informazioni che ti sto dicendo le sto percependo da te. Oppure dire, guarda, sono in contatto medianico e quindi, come dire, nella mia etica, nella mia morale, io posso veramente e onestamente dirti, sono in una vibrazione più alta. Come si fa anche a capire tutto questo? Vedo delle persone che fanno i corsi con me collegate, quindi loro lo sanno bene perché è un po' un mio tormentone. Beh, indubbiamente un medium in medianità lo si riconosce perché ha un'energia diversa.
nel mio caso un po' mi agito, un po' come dire è qualcosa che sento proprio addosso, cambia il volto, cambia lo sguardo, è uno sguardo molto più profondo e poi naturalmente sono le emozioni, quella sono la chiave e anche come dire la vera cartina tornasole. Della testimonianza che sia in medianità o no. Quando è presente il mondo dell'oltre, tutti noi lo sappiamo, il medium è pervaso dalle emozioni, la persona ricevente è pervasa dalle emozioni e il clima generale è proprio pregno di sentimento, di vibrazioni alte, è così. È un po' come quando tutti insieme magari si va a guardare un tramonto oppure si partecipa ad una sinfonia classica in un teatro, piuttosto che semplicemente quando abbracciamo qualcuno che amiamo. Avete presente quella sensazione di pienezza, quella sensazione di elevazione? Ecco, quello è, come dire, è ciò che si prova quando il mondo dell'oltre è presente. Quindi lo capite bene se un medium vi sta leggendo nella mente o se appunto siete in una vibrazione più alta e così anche il medium. Ho visto che è entrata anche Anna. Ciao Anna carissima, mi fa piacere che tu sia qui. E allora, tornando a quello che stavamo dicendo. Si parte sempre dalla conoscenza di se stessi, è la comprensione di se stessi che diventa poi, rende possibile poi la connessione tra i due mondi. Io non posso ascoltare il mondo spirituale, è evidente, se non ascolterò prima me stesso, se non capirò chi sono. D'altra parte è la domanda delle domande, io chi sono, da dove vengo, dove vado, vi ricorderete anche la canzone di Battiato. Allora, per farla breve. Come dire, più conosco me stesso, più posso mettermi in contatto con il mondo dell'oltre. Ed è molto molto importante questo perché, come dire, ci permette appunto di essere canali puliti. Un'altra cosa importante per questo, diciamo, primo incontro sulla medianità. Ecco, vedo infatti i vari commenti sulle persone che dicono ciò che si sente. Una cosa importante appunto in questo primo incontro sulla medianità è ripetere una cosa fondamentale. Il motore di tutto questo deve essere la famosa domanda perché voglio fare medianità, perché voglio immettermi su questo cammino. Ne parlavo oggi con una persona, scusate, mi è sguardato, mi è arrivato un messaggino, mi sono girato, con una persona con la quale appunto ho collaborato di recente giù a Taranto per un seminario. E lei mi ha sentito dire appunto, mi ha colpito questa tua frase che hai detto, cioè chiedetevi sempre perché lo faccio, perché voglio fare i contatti, perché voglio approcciarmi ad uno studio sulla medianità, perché voglio sentire il mondo dell'oltre, eccetera, eccetera. Questa è una domanda che contiene la radice, perché contiene la motivazione, contiene la parte pura del nostro cammino. Il cammino del medium, come detto qualche minuto fa, è un cammino di grande impegno, è un cammino che può portare a confronto con le grandi domande esistenziali della vita, che cos'è la morte, dove vanno a finire i miei cari, ha senso essere qui, qual è la missione della vita. Sapete, è molto più facile, da un certo punto di vista, essere atei. Quando noi siamo atei o siamo scettici, certe domande non ci toccano e quindi andiamo avanti, come dire, nella nostra idea granitica che non c'è nulla e quindi il mondo è tutto un caos, la vita e la morte sono due concetti inesistenti e appunto tutto è molto dettato dal caos, da una stupida legge che non ha motivo di essere. E quando invece si inizia un percorso di studio della medianità, quindi un percorso spirituale, ecco che ci si scontra invece con i grandi dilemmi, con i dilemmi importanti. E quindi è un lavoro che mette davanti e mette a nudo di fronte a delle cose che restano comunque inspiegabili, che restano un grande mistero, ma è proprio in questo mistero che si compie il viaggio evolutivo dell'essere. È proprio davanti a queste risposte che non arrivano, davanti a queste domande assillanti, che noi appunto possiamo fare dei passi avanti. È molto importante la curiosità, la sete di conoscenza, certamente sì, ma è altresì importante chiaramente rimanere, come dire, umili servitori del mondo dell'oltre e accettare il fatto che vita e morte rimangono certamente un grande mistero. E allora per poter andare avanti quello che occorre è una fede nell'amore, perché poi alla fine noi continuiamo a usare queste parole, Dio, mondo spirituale, sorgente, fonte, universo, ma alla fine.
Tutto fa capo ad un'unica cosa, che è l'amore. L'amore è la forza creativa, la forza creatrice, la forza anche che genera. Provate a pensare, nella vostra vita, quando avete scalato le montagne, quando davvero, come dire, siete andati oltre i vostri limiti, quando siete stati innamorati di qualcosa o di qualcuno, compresi voi stessi. Non c'è forza più potente, non c'è forza che, come dire, sopravviva alla vita e alla morte come fa appunto l'amore. Tutti noi che abbiamo qualcuno che amiamo nell'oltre sappiamo che è così, perché l'amore non conosce sepoltura. L'amore veramente rompe, vince e lo fa con, come dire, grande determinazione il paradigma morte, scusate, tempo, spazio, perché è qualcosa di infinito, è qualcosa che rende possibile l'impossibile. Provate a pensarci. L'amore tra due persone genera una vita. L'amore per, come dire, per una passione, per un hobby, per un lavoro, per chi ama per esempio la musica. L'amore fa veramente accadere dei miracoli. Vi ritroverete a fare delle cose, e sono sicuro che è già accaduto, che mai avreste pensato in nome dell'amore. Provate a pensarci, l'amore per una passione, magari l'amore per il vostro lavoro, per un vostro figlio. Non avreste mai pensato di fare cose se non fosse stato appunto per merito di quella spinta che arriva da dentro. E quella spinta che arriva da dentro nient'altro è che un frammento del grande amore che ha generato tutti noi. La scienza lo chiama il Big Bang, quindi quello scoppio primordiale dal quale tutta la materia e l'antimateria, oggi la fisica quantistica ci parla anche di antimateria, da quel singolo puntino tutto è esploso e tutto è generato. Quindi quante volte avete sentito dire: noi respiriamo la stessa aria di Cleopatra, i miei atomi sono gli stessi di Giulio Cesare e via dicendo, è proprio così. Ma la cosa bella è che questo non appartiene solo alla materia, ma anche alla coscienza, anche allo spirito, anche al sentimento, anche a quella parte impalpabile che alberga in ciascuno di noi. Quindi, se tutto questo è vero, come quel Big Bang ha dato origine alla materia, allora anche una scintilla divina, luminosa, ha dato vita a tutte le scintille divine che, albergano in ciascuno di noi. E questa cosa, sarebbe bello chiamarla amore. Anzi, sapete che vi dico? Voglio imparare, voglio, come dire, mettermi questa regola: d'ora in poi non voglio più parlare, più nominare Dio, ovviamente senza offesa per nessuno, per nessuna, come dire, nessun credo religioso, ma d'ora in poi mi piacerebbe chiamarla proprio amore, perché di fatto di questo si tratta. L'amore è ciò che aggrega, è ciò che struttura la materia, è ciò che appunto rende l'invisibile visibile. Ok? E detto questo, quindi, la bellezza, diciamo così, dell'anima umana sta proprio nella sua imperfezione e nella sua ricerca di perfezione. Questo è il viaggio evolutivo di ciascuno di noi. Sto leggendo dei commenti sul mio quadro dietro, ed è un quadro, cioè ovviamente è un dipinto, non è interattivo, non è uno schermo, è semplicemente una tela. Quindi se vedete qualcosa muoversi, evidentemente, c'è forse qualcosa che si muove. Mi sembra di aver visto in questo momento anche un orbs, grande qui. Aspettate che sono al contrario qui, però vediamo se qualcuno sta registrando, poi magari vedremo appunto la registrazione. E quindi quello che rimane importante è un ultimo concetto, perché la medianità, ripeto, è un viaggio molto lungo, avremo tanto da dire sul lavoro quotidiano del medium, sulle sconfitte che il medium deve affrontare, sui no che andrà a ricevere, che in realtà sono dei grandi maestri. Quello che è importante appunto dire è che il perdono su questa terra, quindi il perdonarsi e il perdonare, diventano veramente il passaporto, il lascia passare per l'aldilà. Ricordatevi questa frase, perché è quello che il mondo dell'oltre continua a dirci. Ci dicono due cose tendenzialmente nei messaggi: uno, di godersi la vita, come dire, il cuore, l'essenza, il perno centrale di quasi tutti i messaggi che arrivano dall'oltre è: goditi la vita, non sprecare il tuo tempo, approfitta del tuo essere lì. Ed è bellissimo. La seconda, diciamo, costante nei messaggi che arrivano dall'oltre parla proprio di questo, del perdono, del perdonarsi, del, come dire, auto anche, come dire, così lasciare andare, insomma. Insomma, mi state distraendo con tutti i commenti che arrivano. E poi il perdonare chi abbiamo attorno. E naturalmente il più grande perdono
è quello che va fatto verso i più grandi nemici. Lo so che è difficile, ma di fatto questo è perdonare la vita, la morte, perdonare Dio o amore, come detto poc'anzi, perché magari ci ha portato via qualcuno. Provate a pensarci quanto è importante il perdono. È il nostro lascia passare per l'aldilà. E come dire. Spesso ci viene detto dai filosofi o dai psicologi che la vita è un problema, come dire, da risolvere. In realtà il mondo dell'oltre, sapete cosa dice? Che la vita non è un tono, come dire, un problema da risolvere, ma è un dono meraviglioso da vivere. Pensate che grande differenza. La vita non è un problema da risolvere, ma è un dono meraviglioso da vivere e da scartare. Non è bellissimo? Io lo trovo veramente uno dei messaggi più belli che siano arrivati appunto dal mondo dell'oltre. Okay? Se avete qualche domanda sull'argomento, ovviamente ripeto, è solo un'introduzione sulla medianità, possiamo iniziare, come dire, a leggerle, se no appunto vediamo se qualcuno dal mondo dell'oltre vuole partecipare. Io ne approfitto anche per ringraziare tutte quelle persone che in queste settimane mi hanno scritto. Potete farlo chiaramente tramite Messenger o passando da Focus 3.0, loro hanno la mia email, oppure mi scrivete qua su Facebook. E io ho i tempi un pochino lunghi perché tante persone mi scrivono, ma cerco veramente di rispondere a tutti. Quindi se avete delle domande su questa prima introduzione sulla medianità, che come detto all'inizio non è un dono per po pochi, non è come dire una capacità elitaria per appunto pochi eletti, ma al contrario è una facoltà naturale dell'essere. Ricordatevi sempre questo. Pensate alle sacre scritture, quando anche Gesù raccontava proprio di questo. Anzi, sarebbe bello leggere, chissà se ce l'ho a portata di mano, quella famosa lettera ai Corinzi di San Paolo, dove già lo stesso San Paolo raccontava dei carismi. Andatevela a cercare. È una delle varie lettere che appunto San Paolo, che nasceva come un grande scettico, scrisse appunto ai Corinzi, e lui proprio dice che nel mondo tutte le persone hanno un talento, all'epoca si chiamava carisma spirituale. E la cosa bella è che appunto in questo carisma spirituale, se andate a leggere, si parla già di xenoglossia, la possibilità di parlare tante lingue, cosa che avviene ai medium che hanno quella capacità, piuttosto che di guarire le persone, pensate a Gesù che guariva con le mani come un operatore Reiki, oppure la possibilità di dialogare tra i mondi. Quindi è questa la bellezza, che è sempre scritto. Quindi andatevi a leggere questa lettera di San Paolo, credo che sia la prima lettera ai Corinzi, dove si parla appunto dei carismi spirituali. Noi oggi li chiamiamo doni spirituali, ma quello che deve passare, il concetto è che tutti noi possiamo dialogare col mondo dell'oltre, perché tutti noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Vi ricordate all'inizio il passaggio del Vangelo di Giovanni? Quindi che cosa vuol dire questo? Che ciascuno di noi, come dire, è un tempio all'interno del quale alberga lo spirito, la parte sottile, la parte luminosa. E lo spirito può parlare con gli altri spiriti perché arriva dalla stessa fonte, dalla stessa famiglia. Dunque, vediamo se c'è qualche domanda, se no io vado avanti. Bene, io sono qua. Se avete domande, ecco, per esempio Mariella dice, tu hai uno spirito guida. Beh, l'argomento è molto ampio. Spiriti guide, maestri spirituali, angeli, arcangeli, insomma sono tante le figure e tante le denominazioni che vengono date, scusate, a queste entità, a queste vibrazioni più alte. Non sono solo io ad averlo, ma le abbiamo tutti noi. Ma più che dire tutti noi, a me piace pensare questo, adesso ho perso la persona, il nome che ha fatto questa domanda. Ecco, Mariella, sai cosa mi piace pensare? Al di là che appunto si possa dare la denominazione spirito guida, angelo custode, piuttosto che maestro, io credo una cosa, noi siamo in questa terra, in questa dimensione in cui la materia è densa, ben accompagnati, un po' come se fossimo dei bambini all'asilo che però hanno accanto la propria mamma. Ecco, in questa immagine voi dovete, come dire, vedere il bambino come l'umanità e la mamma come il mondo spirituale.
Ovviamente la mamma farà di tutto per aiutare il bambino, per non farlo cadere, per farlo giocare, per farlo star bene, eccetera, eccetera. Ma sappiamo anche che a volte le mamme, come dire, per insegnare, impartire una lezione magari importante, come dire, stanno ferme, rimangono a guardare che cosa fa il bambino, perché il bambino deve fare esperienza, ok? Quindi senza farlo andare nel pericolo, la mamma ogni tanto rimane a osservare il bambino affinché appunto il bambino possa con l'esperienza acquisire nuove consapevolezze. La mamma è il mondo spirituale, noi siamo il bambino, quindi siamo tutti accompagnati da qualcuno, siamo tutti accompagnati da queste vibrazioni superiori, da queste forze. E quindi nello stesso momento quello che succede è che essendo ben accompagnati possiamo veramente anche richiedere il loro aiuto quando necessario. La regola generale, per quanto mi riguarda, è comunque sempre ringraziare, al di là di quando chiediamo un aiuto, al di là di quando ci sentiamo aiutati e le cose vengono realizzate. Ringraziare come il perdono, quindi la gratitudine è il secondo lascia passare per l'aldilà, essere sempre grati, sempre, sempre, sempre. Vediamo se ci sono. Adesso vedo se io parlo normalmente con figlio, lui mi sente. Caterina, assolutamente sì. Assolutamente sì, perché tu devi immaginare, lo dico a tutti, che il mondo dell'oltre non è una dimensione lontana da noi, che come dire, quando siamo in contatto, andiamo a disturbare, quindi a chiedere di venire verso di noi. Anzi, sapete che di recente, in uno dei vari contatti, il mondo dell'oltre mi ha proprio detto, forse è anche l'ora di smetterla di chiamare questa dimensione al di là. Perché al di là di che cosa? Noi non siamo da nessuna altra parte, non c'è niente che ci separa da voi. Quindi quell'al di là è una convenzione che avete inventato, ma che in realtà appunto non spiega bene la dimensione in cui ci troviamo. Perché i nostri cali non sono finiti da nessun'altra parte. Quello che succede è che avendo perso il corpo fisico, quindi la densità della materia, sono semplicemente in una vibrazione più alta. L'esempio più facile da fare è dire. Tutti voi e io anche in questo momento abbiamo in casa la rete wifi e la rete wifi mica la vedete, pure c'è. È un po' come il vento, non si vede ma lo percepiamo. È un po' come la luce, ne vediamo il risultato ma non vedete il fascio di luce, a meno che non ci sia del fumo, come ai concerti, che vi permette appunto di rendere visibile quel raggio luminoso, altrimenti vedete l'effetto. E potremmo fare tanti esempi, tantissimi, la forza di gravità, vediamo l'effetto, ma non vediamo, no? La forza di per se stessa. Allora, il mondo dell'oltre è esattamente questo, cioè i nostri sensi fisici, la nostra vista, i nostri occhi ci permettono di vedere un intervallo ben preciso di valori. Siete d'accordo? Gli ultravioletti noi non li vediamo mica, sappiamo che ci sono e ci dobbiamo proteggere perché ci bruciano anche la pelle, ma pure non li vediamo se non con le strumentazioni. Gli ultrasuoni non li sentiamo, eppure ci sono, i cani li sentono. Quindi non è solo vero ciò che noi vediamo con i nostri e percepiamo con i nostri sensi, ma è vero ciò che il nostro cuore ci racconta. Quindi, cara Caterina, se tu mi dici parlo con mio figlio normalmente, non porti la domanda se ti sta ascoltando perché ti sta ascoltando al 100%. Ho cambiato tono di voce, credo che qualcuno li aspetta per comunicare, dice Maria Grazia, sì, e devo anche dire Mariella, ho letto il tuo intervento. Non amo parlare di me, quindi dirò questa cosa molto velocemente, ma quello che dici è molto giusto, perché la maggior parte delle cose che vi dico non le sto leggendo, ma arrivano per ispirazione. E quindi al mondo dell'oltre, questo è un fenomeno che mi capita da tanti anni, da che faccio anche incontri, in presenza, seminari, eccetera, è una cosa che mi capita molto spesso, direi la totalità delle volte, ovvero è come se partisse un pilota automatico. Che mi, appunto, mi parla, mi racconta, io non lo so come avviene il fenomeno, ma io do solo voce a quello che mi arriva appunto telepaticamente, quindi molto brava. Clara, dopo quanto tempo si può contattare una persona che è passata nell'oltre? Il tempo, cara Clara, è un concetto totalmente ed esclusivamente umano che appartiene a questa dimensione. Perché? Perché il tempo, per potersi esprimere come misura, deve avere una massa e deve avere un peso, deve avere una forma. Prova a immaginare una dimensione dove non esiste forma, dove non esiste peso, dove non esiste massa. E dove non esiste quindi spazio, a quel punto il tempo non ha modo di esistere. Oltretutto, anticipiamo delle cose che diremo nei prossimi incontri, i nostri cari nell'oltre si muovono ad una velocità vibrazionale molto elevata, per cui
Per fare un esempio, se immaginiamo che la nostra materia abbia questa lunghezza d'onda, è un esempio, e quindi come dire, ciò permette alla materia di addensarsi, i nostri carri avranno una vibrazione molto, 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 molto più elevata e molto più frequente. Che cosa vuol dire questo? Che muovendosi ad una velocità molto elevata, noi sappiamo, da ciò che ci racconta la scienza, la matematica, la fisica, che se viaggiamo a velocità della luce, quindi 300.000 km al secondo, il tempo si annulla. Il tempo si annulla. Addirittura, se noi superiamo la velocità della luce, il tempo, per un calcolo matematico, addirittura inizia ad andare all'indietro. Quindi qualcuno di voi potrebbe pensare: ma che bello, posso allora pensare che si possa costruire la macchina del tempo? Ipoteticamente sì. Quello che è il grande problema è che noi abbiamo appunto una massa, abbiamo un corpo, e a quella velocità il nostro corpo, nonché qualsiasi materiale presente sulla Terra, almeno conosciuto, andrebbe a dilatarsi talmente tanto che non permetterebbe la vita stessa o la resistenza di quel materiale. Però ripeto, tutto questo per dire che non avendo dall'altra parte la costrizione del paradigma spazio-temporale, non c'è bisogno di aspettare chissà quanto per contattare i nostri cavi, perché una volta che è avvenuta la separazione dal corpo fisico, i nostri cavi sono già pronti e disponibili, capito? So che molte persone, molte credenze, molti anche medium dicono che è importante aspettare un tempo sufficiente per poterli contattare. Io vi parlo della mia semplice e umile esperienza, per cui prendete le mie parole come semplicemente il mio punto di vista personale. Io vi dico che non mi è mai successo di come dire, contattare qualcuno o che qualcuno contattasse me, perché sono loro che decidono il contatto, e con appunto l'obbligo di aspettare una settimana piuttosto che 2 settimane. Io credo che questi siano vecchi retaggi che derivano per esempio dall'esperienza degli antichi Egizi, dove si diceva addirittura che per 28 giorni l'anima, nel buddismo sono tre, l'anima rimaneva nei pressi del corpo fisico, ed è per questo che tutto il corredo funebre, vi ricordate le tombe dei faraoni, quindi con dentro i vasi, il cibo, piuttosto che gli animali a loro cari, piuttosto che insomma tutti i suppellettili, tutto questo perché per 28 giorni loro dicevano che l'anima, lo spirito del faraone, insomma, doveva attraversare questa specie di territorio, questa terra di mezzo, per qualcuno si chiama bardo, qualcuno purgatorio, per qualcuno kamaloka, quindi per qualcuno l'umbral, come il nostro lar. E in quella terra di mezzo si ha bisogno ancora del supporto terreno, perché l'anima rimane qui e non è possibile contattarla. Però ripeto, sono vecchi retaggi di vecchie religioni, vecchie filosofie. Quindi, per tornare a te, se come dire, lo spirito vuole comunicare, perché dipende solo da quello, può comunicare benissimo un istante dopo che è trapassato a livello fisico. Allora. Elisabetta, quando parlo di medianità con le persone, dico che mi piacerebbe sentire i miei cari, mio fratello mancato da poco, mi sento dire che le persone di lasciarli in pace, perché se no non permettiamo loro di fare il cammino. Ecco, grazie Elisabetta per questo altro intervento, perché questa è un'altra cosa che si dice spesso, di non disturbarli. Ancora una volta, questo arriva da, come dire, dalle ingerenze, e dall'imprinting che abbiamo ricevuto per esempio dalla religione. La religione ci dice e ci parla di eterno riposo in attesa del giudizio universale, come se questi poveri spiriti fossero intrappolati in quel corpo seppellito in attesa di chissà quando, di chissà come. In realtà il giudizio universale nella Bibbia è da intendersi in tutt'altra maniera, è qualcosa che ha a che fare con la crescita personale dell'essere, quindi è un processo iniziatico, parla appunto del lavoro interiore che ciascuno di noi deve fare, non parla realmente di un giorno che dove arriveranno questi 7 angeli con le 7 trombe, i 7 cavalli dal cielo, eccetera, eccetera. È una metafora simbolica per appunto raccontare il travaglio interiore che ciascuno di noi è chiamato a fare con la propria coscienza. Quindi, detto questo, l'eterno riposo, anche come preghiera, andrebbe un po' cambiata. Non disturbiamo nessuno e soprattutto non impediamo a nessuno di fare un cammino, perché
chi siamo noi, come dico sempre, per poter interferire, in un percorso appunto evolutivo di uno spirito. Chi siamo noi? Siamo davvero così potenti? Ma no, riduciamo e, come dire, ridimensioniamo questo concetto. Lo spirito è intelligente, sa perfettamente cosa deve fare, dove deve andare e in quale direzione muoversi. Quindi non siamo certo noi che siamo qui. Soprattutto lo dico alle mamme che ovviamente sono disperate per aver perso i propri figlioli, il lutto va attraversato, il dolore va attraversato. Non sentitevi in colpa se dopo un anno, due o tre siete ancora nell'angoscia più totale. Perché? Perché ovviamente dal punto di vista spirituale non accade nulla, i vostri figli sono già accanto a voi, non state impedendo a nessuno di andare nella luce o chissà dove. Poi dal punto di vista umano è consigliabile chiaramente avviare un processo di elaborazione del lutto, ma semplicemente per, come dire, restituire qualità alla propria vita terrena. È solo questo il motivo. Però ognuno ha i propri tempi, ognuno ha i propri modi, quindi il dolore merita rispetto e merita di essere ascoltato. Quando si va nell'oltre non si prova all'inizio disorientamento e smarrimento, si è subito consapevoli di aver varcato la soglia? Sì. Lo spirito, l'energia, sono forme sottili, intelligenti. Quindi non c'è smarrimento, non c'è nulla. Quello che succede indubbiamente è un momento di autoconsapevolezza. Questo sì, perché comunque l'esperienza terrena è un'avventura nella quale sono state dette cose, fatte cose, abbiamo fatto del male, abbiamo fatto del bene. Quindi è giusto nel momento in cui abbandoniamo il calore della vita terrena fare un po' un bilancio, qualcuno lo chiama vedere il film della propria vita, qualcuno lo chiama aprire registri akashici, qualcuno lo chiama appunto l'esperienza dell'ombra, del non solare. Vi ricordate quando André Louis, il protagonista, si ritrova in quella zona paludosa? Sono tutti stati della coscienza, quello non è un luogo dove lui è finito, sono stati abissi umani, propri errori, lui era un uomo che aveva bevuto, tradito la moglie, tanto è vero che gli dicono suicida, vi ricordate, dal punto di vista spirituale era molto riprovevole e quindi una volta appunto fatto questo diciamo esame di coscienza, ricordate anche Steiner, riceverai lo spinto di chi è spinto. Che cosa vuol dire? Mentre riviviamo il film della nostra vita, riviviamo le emozioni che abbiamo afflitto o che abbiamo donato agli altri. Quindi se sono stata una persona generosa, buona, empatica, rivivrò quell'esperienza attraverso le emozioni degli altri, andando anche, come dire, a capire quanto bene ho fatto. Ma se sono stata una persona aggressiva, egoista, magari anche violenta, beh, quel male che ho fatto lo vivrò sulla mia pelle, cioè è come se io rivedessi un'immagine, ma il protagonista divento io vittima. Non so se mi sto spiegando. Quindi Steiner in questa frase racchiude molto bene la sensazione: rivivrai lo spinto di chi hai spinto. È sicuro che li rivedremo? Totalmente sì. Come si fa a lasciare andare le preoccupazioni? Ci sono tecniche? Beh, cara Maria Rosa, la vita di per sé stessa, comunque per antonomasia, è un chiaroscuro, luce e ombre albergano in noi, albergano nell'ambiente circostante e, come dire, tutto ci viene offerto un po' come spunto, persino i nostri nemici o le parentesi più difficoltose della nostra vita, come appunto motivo di crescita. Quindi le preoccupazioni continueremo ad averlo, quello che si può fare è, come dire, è avere un atteggiamento differente, quindi sapere che vivendo incontreremo comunque difficoltà, ma sicuramente coltivare una propria spiritualità, coltivare un proprio equilibrio interiore, cercare di edificare la mente con pensieri positivi. Non vuol dire necessariamente pregare, recitare mantra o come dire, essere Madre Teresa di Calcutta, ma vuol dire in un certo qual modo riuscire a vedere il senso delle esperienze che facciamo. Questo è essere in connessione con sé. Quindi non sperare che la vita ci vada sempre bene e quando ci va male lamentarci, ma significa affrontare le esperienze con la consapevolezza che forse lì c'è qualcosa che in qualche maniera ci sta invitando ad una riflessione profonda. E le persone che usciranno da quella tempesta non sono le stesse che sono entrate. Quindi tutti noi conosciamo questo processo perché se ci guardiamo indietro, quante vite abbiamo già vissuto in questa vita, quante maschere abbiamo già indossato, quanti volti, quindi quanti sentieri, quante strade chiuse, quante salite e quante discese. Questo è il senso, quindi non è tanto lasciare andare le preoccupazioni, ma avere la certezza, la consapevolezza che, come dire, tutto può essere strumento di crescita. Allora cerco di
Poi mi piacerebbe leggere tutte quelle che non riesco, perché adesso vorrei fare qualche contatto, magari le leggo dopo e ve le, come dire, vi rispondo appunto per iscritto. Leggo l'ultima, vorrei tanto capire che c'è in casa mia. Il mio viso è sempre accarezzato da più di qualcuno, sia di giorno che di notte. Ho perso tanto nella mia vita, a volte è così forte che mi fa paura. Se puoi rispondimi. Beh, Patrizia. Allora, partiamo da un presupposto. Il mondo dell'oltre non viene a farci paura, non viene a spaventarci. Quindi questo è, come dire, un assioma veramente che deve essere molto chiaro a tutti. È una regola generale che vale per tutti. Quindi nessuno verrà a spaventarvi, nessuno verrà a tirarvi i piedi di notte, nessuno verrà, come dire, a farvi del male. Sappiate, come dire, una regola d'oro universale. Immaginate una porta, fate questo lavoro, immaginate una porta con scritto mondo spirituale, ok? Al di là di quella porta c'è, come dire, ci sono tutti coloro che avete conosciuto e anche che non avete conosciuto che in questo momento si trovano appunto nella dimensione sottile, nell'oltre, oltre il velo. E ribadisco perché me lo stanno dicendo che non bisognerebbe più usare queste definizioni, ma comunque, insomma, coloro che hanno abbandonato il vestito terreno. Bene, quella porta e la maniglia di quella porta le apriamo noi, siamo noi che abbassiamo quella maniglia. Che cosa voglio dire, Patrizia? Se c'è qualcuno che vuole parlare con te, questo qualcuno rispetterà i tuoi tempi, le tue paure o la tua voglia di comunicare. Quindi se hai paura, se la cosa ti terrorizza, se non sei pronta, non ti preoccupare, nessuno verrà a disturbarti. Questo come dire, ti do la garanzia massima. Perché il mondo dell'oltre è molto chiaro in questo, quindi si presentano quando la persona è pronta. Se la persona non ha voglia, non ha tempo, ha paura, non vi preoccupate, loro rimangono dietro la porta, molto diligenti, molto, come dire, amorevoli, in attesa che, in questo caso tu, Patrizia, andrai ad aprire quella porta, ok? Bene. Se colpa dei film, se abbiamo paura, certo. Io perdonerò solo quando me lo chiederà mia figlia. Vabbè, qua poi si aprono le storie personali, ma comunque, insomma, sappiate che il perdono è proprio il lascia passare per l'aldilà. Questo è, come dire, una cosa che loro molto spesso hanno detto e io per dovere ve la ripropongo, ok? E allora, vediamo se c'è qualcuno nell'oltre che vuole parlare, appunto con noi. Allora, dunque, non la sto vedendo, ma sento molto, molto chiaramente il suo nome, non capisco se è Chiara o Claudia, quindi è una donna, ed è una donna molto dinamica, credo che amasse molto la musica e forse anche ballare. Quindi partiamo da questo, c'è una donna di nome, non capisco se è Claudia o Chiara, uno dei due, è piuttosto giovane. E che appunto ha voglia di comunicare e sento che ha questa una energia molto come dire festaiola, molto allegra. Quindi chiedo a qualcuno di voi se già inizia a riconoscere questa persona, così insomma andiamo anche spediti nel lavoro. È una persona anche un po' buffa, se posso dire. Che cosa vuol dire? Che si veste anche in maniera un po', cioè, come dire, un po' distratta, ecco. È un po' goffa. Non è una persona attenta, particolarmente attenta al proprio vestire. Quindi è una persona di quelle, direi, semplici. Quindi all'ascolto c'è qualcuno che riconosce questa Claudia piuttosto che appunto Chiara? Non capisco perché. Chiedo scusa, ma la finestra aperta e un po' in chiaroudienza ogni tanto si perde la definizione dei suoni. È un errore mio, non tanto del mondo spirituale. È una persona anche molto volitiva. Può essere che o vestisse tanto di rosso o avesse ogni tanto i capelli magari di un rosso scuro o di un colore del genere. Quindi il rosso è un colore che spesso nel suo look appare. E credo che ci sia Parigi di mezzo, quindi una persona che deve aver fatto un viaggio o che ha vissuto a Parigi, in Francia o cose di questo tipo, o magari la persona in connessione ha fatto un lavoro, un viaggio di piacere o non so che cosa. Se mi date corrispondenza, se no, ciao Michela, ti sto leggendo. Chi riconosce questa entità? Intanto ditemi se vi sono arrivate le informazioni perché c'è sempre un ritardo
E la grande difficoltà di fare i contatti su Facebook è questa, cioè, no, non Mara, no, parliamo di Claudia o Chiara, sì, una dei due. È piuttosto giovane, e ripeto, dinamica, deve aver amato molto la musica perché l'ama ancora. E quindi, se mi date riscontro, se no, come dire, io non riesco ad andare avanti. Informazioni arrivate, grazie Manu. Allora, quello che voglio anche dirvi è questo: deve essere una persona che ha una connessione con la campagna, cioè non credo che vivesse in una grande città, o se viveva in una grande città viveva in periferia, quindi non la vedo tra i palazzi, questo è quello che mi sta raccontando. Quindi, chi riconosce questa signora? Se mi date un feedback, deve essere stata anche una buona forchetta, soprattutto dei dolci, perché adesso mi sta parlando di questo. Quindi, se ci sono delle interazioni, se no, come dire, io proseguo. Purtroppo, quando si sta bene, mi è capitato anche di recente. Di fare appunto dei contatti su Facebook è sempre molto complesso per i tempi. Quindi, se non la riconoscete, come dire, io ce l'ho qui davanti, sono certo perché qualcuno. Sì, è una giovane donna, sì, Roberta, è una giovane donna. E quindi, musica, si chiama Claudia o Chiara, non ho capito, è volitiva, decisa, ama mangiare. C'è il rosso, ok. Donatella, bene. Ascolta, spero che tu conosca questa tua nonna. Mi puoi dare riscontro su queste cose che questa signora mi sta dicendo? Quindi voglio dire, se conosci questa signora, questa nonna, mi insegnava sempre a fare i dolci bene. Mi puoi dire questa cosa? Amava particolarmente la musica? Ho bisogno che mi dici questo, o ballava o ascoltava musica spesso in casa, è importante. E poi dimmi se abitava non in una grande città, nei palazzi, ma appunto c'è della campagna, quindi o in periferia di una città o addirittura in un paese piccolino. Ok, Roberta, questa tua amica è nell'oltre, ho bisogno di riscontri, mi dovete dire, tutte le prove devono incastrarsi. Poi un'altra prova, un'altra cosa Roberta, Parigi a te dice qualcosa? A te piace Parigi? Sei stata a Parigi di recente piuttosto che vorresti andarci? È una città che? Ho bisogno che mi diate dei riscontri. Abitava in una grande città ma non in campagna, sì, nell'orto da tanto. Ok, mi sta bene quello che dici perché appunto quello che dico è non la vedo tra i palazzi. Ok, allora aspetta Nicoletta perché questo nome è importante, quindi io sto sentendo Roma per Tomaio, ma a me sembra di sentire o Claudia o Chiara. Io ci sono stato, non è più in quella. Ok, allora Roberta, lo dico a te, lo dico chiaramente anche per le persone in ascolto. Quando si fanno i contatti, e dico purtroppo anche peggio su Facebook in questa maniera, noi dobbiamo avere, come dire, la mente molto aperta, nel senso che loro riescono a comunicare tutta una serie di dettagli, ma noi che percepiamo e voi che ascoltate, va da sé, come dire, che bisogna, come dire, allargare la mente, perché purtroppo mi piacerebbe, ma non è una telefonata, non è che, come dire, le cose avvengono in maniera così diretta e precisa. Naturalmente questa è solo responsabilità del medium. Vedo che mi fai la stessa cosa che è capitata di recente, non faccio domande, non faccio domande e quindi se questa persona non mi dice come se n'è andata nell'oltre, io non te lo posso dire. Prendo l'occasione per ripetere una cosa che ho detto di recente nel mio profilo. Io faccio parte di questa generazione nuova di medium che, come dire, del quale mi fa piacere farne parte, che non fanno domande al mondo dell'oltre, assolutamente no. Perché non faccio domande? Perché se io dovessi porre una domanda mentale all'entità che mi sta parlando, io inizierei, come dire, a pilotare il contatto. Invece io devo riconoscere l'intelligenza del mondo dell'oltre e sapere che quello che loro dicono, come dire, va
Va bene, devo attestarmi a quello, limitarmi a quello che loro mi fanno sapere, perché so che loro sanno che cosa devono dire o meno. E una cosa, ok, non so, ho fatto col cappello rosso, perfetto. Ascolta, mi confermi quindi questa cosa che appunto abitava o in un paesino piuttosto che, insomma, non in una grande città? Mi sai confermare se ha un fratello che è vivo? Cara Roberta, perché mi sta parlando di un fratello e chiedo anche all'altra persona che era, non so più chi, Donatella, se può confermare tutte queste cose che stiamo dicendo. Quindi mi date conferma il prima possibile, gentilmente. Mia nonna abita in periferia di Roma. Ok, ha un fratello. Ok, perfetto, benissimo. Ascolta, hai perso di vista questo fratello, vero? O lo vedi poco, penso sia ancora. Ok, mi stai anticipando nelle cose che sto dicendo. Perché questa signora, nell'oltre, questa ragazza, questa giovane donna, mi sta dicendo se hai la possibilità di contattarlo. Perché intanto è importante che questo fratello, che è molto, come dire, molto scettico, deve sapere che sua sorella invece c'è ed è sempre accanto a lui. La prima cosa. La seconda cosa, come dire, è importante riferirgli che questa sua sorella, nonché, credo che ci sia anche il padre nell'oltre, adesso mi sta dicendo, sono sempre vicino a lui, non deve assolutamente, dubitare, perché sta affrontando un periodo, come dire, di difficoltà e quindi, come detto all'inizio, noi siamo sempre protetti dal nostro mondo spirituale. Per lui in questo momento, da quello che dice questa signora, che credo sia Claudia, sì, anche il padre appunto, quello che dice questa signora è che questo uomo, questo fratello, ha bisogno di sapere che dall'oltre i suoi cari gli sono vicini. Quindi puoi farti portavoce, o meglio, come detto di recente, puoi farti ambasciatrice di luce e portare questo messaggio. Magari lo cercherai su Facebook, lo cercherai tramite Amicizia in Comune, ma se puoi farti da tramite è importante. È importante perché, vedete, la medianità diventa uno strumento, non solo, come dire, lenitivo per le persone che direttamente hanno perso qualcuno e quindi sono nel lutto, come può essere una madre per un figlio, piuttosto che un marito per una moglie, ma sono anche, come dire, strumenti per fare in modo che l'umanità possa aiutarsi tra di loro. In questo caso Roberta, viene chiesto a Roberta di contattare questo fratello e di conseguenza di portare queste parole di luce dall'oltre. Quindi guardate che meravigliosa regia che fa in modo che Roberta dovrà attivarsi e quindi dal punto di vista umano anche magari vincere una difficoltà che è quella di trovare la persona e magari vincere la difficoltà di anche parlare di cose ad una persona scettica che avrà le sue resistenze. Quindi la medianità è un'esperienza di crescita a più livelli, non è solo, come dire, un'ondata d'amore che va a nutrire la persona nel lutto, ma veramente, come succede nel Reiki, l'energia che guarisce passa anche attraverso l'operatore e quindi lo va a guarire a sua volta. Quindi, cara Roberta, ti nominano loro ambasciatrice di luce, vai alla ricerca di questo fratello e parla di questa sorella e del padre, perché appunto ha nominato anche il padre, che sono nell'oltre, affinché appunto lui possa essere, come dire, più sereno e accrescere in sé la consapevolezza che non è solo, ok? Allora, una cosa un attimo che mi emoziona. Allora, in questo momento io ho un signore che si chiama Stefano. Dico mi emoziona perché Stefano è un mio carissimo amico, qualcuno di voi lo conosce, ma c'è qui un signore che si chiama Stefano. Allora, è un signore corpulento, un signore con una bella stazza, si sta formando davanti a me e appunto, come dire, viene a parlare. È buffo questo signore perché mi dice che spesso nella sua vita ha indossato il cappello e per cappello intende proprio tipo come si chiama quella siciliana, tipo la coppola, sono dei cappelli un po' particolari, non è il borsalino per intenderci. Quindi chi ha questo signore Stefano nell'oltre, che se n'è andato per malattia,
mi sta dicendo media età. Per media età, boh, potrebbe essere 50, 60, non lo so. Io con gli anni, come dire, chiedo sempre di darmi mai un'indicazione precisa sull'età, perché so che poi ci sono mille appunto controversie. Quindi io apro dicendo: ditemi voi che fascia, che stagione della vita va indicata, e in questo caso mi dice: me ne sono andato appunto in mezza età, e quindi io deduco, io come Max, che siano 50-60 anni. Quindi chi ha questo signore che credo appunto si chiami Stefano nell'oltre? Forse non è neanche arrivato alla pensione, anzi è andato via prima. E quindi io attendo un riscontro, e un po' come prima, i primi minuti so che le persone iniziano a pensare, però. E forse qui c'è, potrebbe essere un collega o una collega di lavoro tra di voi. Quindi non un diretto parente, potrebbe essere un collega di lavoro. Mi date un riscontro? Angela, cosa vuol dire se Stefano no? Mio zio dice ok, Francesca, non dirmi altre indicazioni, ditemi solo sì, no, eccetera, eccetera. Ascolta Francesca, ti torna tutto? Se n'è andato per malattia, la mezza età, eccetera, eccetera. E poi vediamo perché parla del lavoro, perché a questo punto ho bisogno di capire perché va su quel versante lì. Ti torna questa cosa, ed è un uomo un po' corpulento, quindi non un uomo magrolino. Scusate se mi muovo, ma semplicemente perché ho le gambe. Avevo un collega di nome Stefano. Giulia, mi interessa, stai con me? Ho bisogno che mi diate. Ok, allora Francesca, fermati un secondo gentilmente. Giulia, ascolta, un collega di nome Stefano nell'oltre. Corpulento, ti ricordi se indossava un cappello? Insomma, c'è qualcosa sui capelli, non riesco a capire, ma credo che sia un cappello tipo Coppola, lo sto vedendo davanti a me. Io ho uno Stefano ma magro, io lo vedo corpulento, davanti a me si sta formando così, ma se tutto il resto ti torna, Daniela, aspetta anche tu. Quindi a tutte e voi torna questa indicazione, ditemi, è un signore che ridere. Vabbè, me lo sta dicendo, quindi ve lo dico. A lui piace molto mangiare e soprattutto piacciono i salumi, perché mi sta facendo vedere il salame tagliato, mi sta facendo questo gesto davanti a me, come se tagliasse il salame. Cappello sì, ok Giulia, bene, tutto il resto ti torna, perché mi parla appunto di questo. Se ho capito bene, dice che qui c'è un collega o una collega, quindi in questo caso non era corpulento. Ok, può essere che io lo stia vedendo in una forma, perché sapete l'energia è quello che è. Tutto il resto ti torna, Giulia. Amava mangiare, una persona con una certa ironia. Mangiare intendo un po' sfizioso, no? Un po' quindi salumi, queste cose qua. Mi sai dire questo? Se n'è andato a mezza età appunto per malattia, perché ho bisogno di trovare questo Stefano, cioè di trovare la persona per questo Stefano che si sta manifestando davanti a me. Ironia sì. Non posso dire Mariella che è romano perché non sento un accento romano e non glielo chiedo certo. In questo momento, allora vi dico la verità, io vedo una sagoma. Quindi i dettagli precisi non ve li so dire, per quello che dico anche il cappello, davanti a me c'è una sagoma, a volte vengono che insomma sono proprio perfetti dei volti che dici cavoli, vedo anche il colore degli occhi, a volte sono delle sagome traslucide, io lo sto vedendo così davanti a me, quindi per quello non saprei dirti se ha la barba o no. Sì per malattia, ok, bene Giulia. Sì, mezza età, ok. Vediamo di capire un'altra cosa. Questo signore, questa è una bella cosa. Oh, vedete Giulia che dice la Coppola? Sì, era siciliano, perfetto. Allora Giulia, io credo di essere con te. Chiedo scusa se mi muovo, ma ripeto, quando arriva l'energia su di me appunto fa un po' questo effetto, perché anche sono, come dire, contento, sono eccitato per la cosa. Ok Giulia, allora sono con te. E volevo dirti una cosa, questo signore non capisco, aiutami tu a capire perché purtroppo è una cosa, una sfumatura, un dettaglio che non riesco a mettere a fuoco. Sai se si è separato dalla moglie?
o se, come dire, ha avuto dei problemi relazionali con la moglie, quindi un matrimonio non troppo vincente, o se non si è mai sposato, o se è sposato 2 volte. Cioè, intendo, la vita amorosa è stata un po' travagliata? Me lo sai dire questo, Giulia? O se per assurdo è rimasto vedovo? Non riesco a entrare nel dettaglio semplicemente perché sono io che non riesco a mettere a fuoco questo dettaglio, perché lui è molto bravo nel comunicare, ma sono io che tra una cosa e l'altra magari sto. Mi sai dire questo dettaglio gentilmente? Assolutamente sì. Bene, abbiamo la conferma di questo. Ok, senti Giulia. E io non so chi sei, non ci conosciamo, eccetera, eccetera, ma questo signore, sai che ti porta nel cuore? È una cosa molto bella e anche commovente, perché non si è dimenticato di te. Tanto è vero che all'inizio del contatto lui proprio ha detto questa cosa, e io dicevo, chissà se ho capito bene, ma adesso che tutti i pezzi tornano, sono, come dire, sicuro di quello che ho percepito. Ha proprio detto, c'è qui un collega, una collega, non so perché è una parola che vale sia per uomo che per donna, quindi è la parola collega e non ho capito se è uomo o donna. Ti porta molto nel cuore, sai? E mi sta dicendo di non perdere le speranze, non so a cosa si riferisca, ma lui parla di questa cosa, proprio me lo sta dicendo chiaramente, quindi io parlo, ma in realtà sto sentendo lui, dice di non perdere le speranze, di continuare a mantenere, come dire, la tua forza interiore, di continuare a germogliare, ad annaffiare proprio il seme della speranza, che è la cosa più importante. Lui dice che senza speranza la vita è qualcosa di terribile, è grigia. Quella scintilla è un po' come la scintilla quando noi accendiamo il fuoco con l'accendino. Se non c'è quella scintilla, che è la speranza, la fiamma non si accende. Quindi lui mi sta parlando, nel tuo caso, proprio di questo, di continuare ad alimentare quella scintilla, a non perdere le speranze. Devo essere onesto e non so dirti se si riferisce a una questione lavorativa, una questione di salute, una questione di non so che cosa, ma quello che ti posso dire, veramente sicuro di quello che sto percependo, è questo, che lui ti sta dicendo non perdere le speranze, quindi forse ti vuole dare, come dire, un booster, come si usa dire oggi, una carica, uno sprono per superare forse, boh, non so, una difficoltà che stai vivendo, piuttosto che una prova che hai davanti, non so esattamente a cosa si riferisca, ok? E dice che, come dire, ciò che hai vissuto fino ad oggi si ripresenta a te come un bouquet di fiori, e non c'è cosa più bella che avere un bouquet di fiori variopinto. Quindi osserva la tua vita passata, i tuoi anni passati, come fossero un mazzo di fiori, primaverile, proprio da campo. Quindi è normale che ci siano dei. Come dire, dei fiori colorati, dei fiori luminosi, dei fiori chiari, ma anche dei fiori meno colorati e meno luminosi. Ma tutto questo rende quel mazzo di fiori che è la tua vita, quei fiori sono i tuoi anni, rende appunto la tua vita qualcosa di unico e speciale. E ricordati, questo me lo sta ancora trasferendo, che il mazzo di fiori si usa sempre per festeggiare qualcosa, eh? Quindi è un mazzo di fiori, non è una corona o meno. Lui usa questo esempio per dirti, questa allegoria per dirti, celebra la vita, la tua vita, i tuoi anni, il colore di quei fiori variopinti sono veramente la celebrazione della tua vita, è la tua storia, è il tuo viaggio personale, è il tuo capolavoro ed è meraviglioso perché immaginate il mondo dell'oltre com'è poetico, racconta della vita di ciascuno di noi attraverso un mazzo di fiori. Quindi cara Giulia, non perdere la speranza, questo lui te lo dice molto chiaramente e soprattutto prendi per mano questo mazzo di fiori e cammina a testa alta perché puoi celebrare la tua vita tutti i giorni ed è bellissimo, è proprio un grande regalo e posso dire a questo Stefano grazie perché è una, come dire, un'immagine che voglio fare anche un po' mia e condividerla, non me ne vorrai cara Patrizia. Giusto, Giulia, cara Giulia, è un'immagine che tutti noi possiamo prendere. Camminiamo con questo bouquet di fiori, perché lì c'è il nostro racconto, il grande libro della vita che tutti noi stiamo scrivendo su questa terra. Grazie
Grazie Stefano e ovviamente grazie Giulia, mi raccomando con la speranza. Come vedete loro sono sempre molto bravi a comunicare e come dire chi tentenna o chi magari ci mette un po' di più è sempre il medium o la medium, ma questo perché? Semplicemente perché, come dire, la nostra mente, la nostra fatica, le nostre emozioni, in questo caso io ho ancora davanti, ancora qui Stefano, se vuole dire qualcosa lo ascolterò, ma ho davanti una persona che ha un nome che a me suona tanto e quindi inevitabilmente anch'io entro nelle emozioni. Allora il lavoro del medium è quello di cercare di rimanere canale pulito, di non farsi prendere dalle proprie emozioni, perché sennò a quel punto torneremo al discorso della proiezione. E vedete, è difficile perché quando nomino questo signore, quando pronuncio quella parola, è evidente che anch'io, insomma, ho il mio attimo di cedimento. In un contatto recente è capitata una cosa molto bella, sono arrivati dei bambini che hanno cantato in coro, erano queste voci bianche bellissime e mi hanno molto molto emozionato. Ed è stata un'esperienza particolare, poi quando parleremo di chiarudienza vi racconterò come avviene il fenomeno, perché appunto la chiarudienza è qualcosa che si sente nell'orecchio, un po' come questo nome Claudia piuttosto che Stefano, li sento nell'orecchio, non so per quale grazia ricevuta, ma da qualche anno capita questo. E sentire addirittura dei cori di voci è stata un'esperienza veramente speciale, veramente. Forse che Dio mi benedica o non mi punisca per questo, forse addirittura più che vedere un'entità. Perché in questo momento appunto il nostro Stefano si sta leggermente dissolvendo, ma la sagoma era qui. Ma vi assicuro che sentire di colpo questo coro di bambini mi ha straziato, veramente è stato bellissimo. È bello quello che state scrivendo, Maria Grazia, è un messaggio che faccio anche mio, grazie Stefano, il coro di voci bianche, quello di ieri. Gemma dice, puoi dire alla mia leonessa che la amo e che mi manca da impazzire, ma Gemma, ti prego fallo tu, puoi farlo tu perfettamente, e la voce che devi usare è quella del cuore, quindi la voce dei sentimenti, delle emozioni, e puoi raccontare di questo tuo legame con appunto la tua leonessa semplicemente con le parole semplici del cuore, non servono grandi doti medianiche, sai, assolutamente. Ok? E che ridere, c'è un uomo adesso. È venuto un altro signore qui davanti a me, e c'è un uomo che amava molto andare a pesca. Parto da questo perché non mi sta dicendo il nome in questo momento, ma proprio si è messo con le gambe larghe e qui davanti a me, così, e mi sta gettando, tra virgolette, questo uomo, sta richiamando l'attenzione. Quindi di sicuro è un uomo che amava moltissimo andare a pesca. Credo, perché sta aggiungendo dettagli, credo che siamo nella zona tra l'Italia, perché mi sta mandando la cartina che si illumina, tra la Campania e il Lazio. Ok? E quindi vediamo a mano, è uno che insomma si divertiva ad andare a pesca, perché mi dice che passava le intere giornate a fare questo, quando aveva un attimo di tempo prendeva e andava. È la classica figura, perché mi fa vedere questo, dell'uomo con gli stivaloni di gomma. Quindi quello che vi chiedo, purtroppo non mi sta dicendo il nome, ma come vi ho detto prima io non chiedo, in questo caso è arrivato e semplicemente mi parla di questo, cioè mi parla, lo vedo e mi fa proprio questo gesto in continuazione, mi sta gettando la canna davanti di pesca e l'amo che arriva fino qua. Quindi è un signore, credo che siamo, cioè non credo, siamo tra Lazio e Campania, siamo in quel versante lì, quindi un uomo che probabilmente andava a pescare, non so se sul mare o in qualche fiume da quelle parti. Ditemi se avete qualcuno, perché man mano appunto aggiungerà dei dettagli. È un uomo che ha avuto una famiglia, quindi non è un uomo solo, perché mi parla di una moglie e di figli che ha lasciato. Che strano, questo signore mi sta dicendo che se n'è andato per un tumore, ma questo tumore è derivato da un'intossicazione, cioè. Se me lo spiega ve lo dico, cioè se riesco a percepirlo, ma quello che mi dice è come se o
È stato scoperto che, non so, l'acqua dove viveva non era buona, magari era contaminata, quindi una zona di quelle inquinate, o se l'aria che respirava, o se le cose che mangiava, cioè è come se questa malattia fosse stata introdotta da qualcosa di esterno, acqua, aria, eccetera, eccetera, che a furia di o mangiare, o bere, o respirare, ha fatto ammalare questo corpo, magari dell'amianto, non lo so. Questo purtroppo, ripeto, mi sta solo dicendo intossicazione che è degenerata in tumore. Quindi qualcuno di voi conosce questo signore? Se mi dà il nome ovviamente ve lo do, se no mi devo limitare a dirvi che è un uomo della mezza età, anche lui, che ama pescare, si illuminano queste zone tra Campania e Lazio, se la cartina è giusta, e quindi insomma fatemi sapere. Fatemi sapere se avete questo riscontro. Sì, che strano, ci sono delle case di pietra vicino a lui, quindi potrebbe essere che o abitasse in un paesino piccolo o nell'andare a pescare dovesse attraversare questi paesini dove ci sono queste case un po' rurali. Fatemi sapere perché è qui che si sta sbracciando e mi chiede appunto di farsi riconoscere. Lo so che dico una banalità, quindi vi chiedo scusa, non è da me, ma è per una signora, mi sta dicendo, c'è qui una signora che lo conosce. Ok, Roberta, mi risuona tutto, ma non so se dell'intossicazione è andato via per malattia. Mi sai dire se è andato via per un tumore, cara Roberta? Scusami per l'indiscrezione, ma io ho bisogno di mettere insieme i pezzi. Quindi Roberta, mi sai dire questa cosa? Se è andato via per un tumore, perché malattia potrebbe essere un infarto, piuttosto che, non so, un arresto cardiaco, polmonare o respiratorio. Sì, ok. Ti ricordi dove esattamente? Te lo chiedo semplicemente perché magari così riusciamo a mettere insieme il pezzo, perché deve aver mangiato, bevuto. Non so cosa sia, cioè, so cosa sia la terra del fuoco, ho visto qualche servizio, ma non so se. Ok, era Campania, ecco perché allora mi fa vedere la Campania e il Lazio. Ok, perfetto Roberta, questa è una bella indicazione. Infatti le vedo illuminate tutte e due le regioni e adesso mi hai spiegato perché. Io pensavo fosse, oh, boh, non vedo, non capisco se è uno o l'altro, invece sono tutte e due. Perfetto, molto bene. Grazie Roberta. E ascolta, questo signore era sposato, vero? Aveva una sua famiglia, perché mi parla di moglie e credo anche di figli, vero? Attendo un tuo riscontro. E qua che si sbraccia, ogni tanto se mi vedete guardare lì perché è lì che continua a fare sto gesto. Era campana, abitava a Roma. So, questa Giorgina dice sì, non so cosa ti riferisci. Roberta, mi puoi rispondere? So che c'è un ritardo tra quello che dico. La moglie è andata in onda prima di lui. Ok, però è stato sposato. Ci sono dei figli? Mi sai dire se ci sono anche dei figli? Ultima cosa, poi insomma vado avanti con le. Ok. Roberta, una cosa per te. Vivente o nell'oltre, perfetto, due figli maschi. Per te, vivente o nell'oltre, o per questo signore, anche per lui viventi o in questa dimensione. Il nome Anna dice qualcosa, perché mi sta dicendo Anna e quando me li dicono così senza presentarsi, quindi lui evidentemente non si chiama Anna, ma quando mi dicono questi nomi esterni, io non capisco, a volte non capisco se sono per la persona che sta ricevendo il contatto o della persona dell'oltre. Quindi il nome Anna a te dice qualcosa, vivente o nell'oltre, oppure a lui il nome Anna dice qualcosa, vivente o nell'oltre. Attendo riscontro, perché se ho capito bene, appunto mi. Mia mamma si chiama Anna. Allora, Giorgina, entri in gioco anche tu. Vediamo che cosa dice Roberta.
Una nipote. Ok, vediamo. Giorgina, se è tutto giusto anche per te, quindi in Campania, Lazio, un signore che amava pescare, quindi con gli stivaloni. Poi non ho capito se attraversava questi paesi con case rurali o se abitava in un paese rurale. Che è una città, però tu qualcuno ha scritto forse Roma, quindi non so. Quindi può essere che attraversasse, guidasse con queste case appunto un po' di campagna. E poi questa cosa del nome Anna, vi torna tutto? Per lei è una nipote? Ok. Questa è una cosa un po' particolare. Attraversare Giorgina, ok. Allora, Giorgina e Roberta, io prendo per buono il fatto perché se no non usciamo, lui aveva una casa a Sessaona, un paesino. Ok, ascolta Roberta e ascolta Giorgina. Siete in un periodo, perché mi sta parlando che la persona che sta ricevendo il contatto è in un periodo in cui il corpo è un po' affaticato e mi dice, testuali parole, che la persona per cui è rivolto, e vedete che è una donna, me l'aveva detto, anche se sono quasi tutte donne, quindi è un dettaglio un po' banalotto, quindi mi scuso, però me l'ha detto, mi ha detto che, per chi è di voi due, vorrei che fosse una delle due a dirmi questa cosa, che avete il corpo stanco, un po' indebolito, e dice di prendere una cosa un po' particolare, la pappa reale. Proprio mi dice questo, pappa reale. Quindi, Giorgina e Roberta, chi delle due sta vivendo questo momento di grande spossatezza, di grande affaticamento fisico, magari per la stagione, magari non so per quale motivo? Quindi fatemi sapere e se anche magari la pappa reale già vi dice qualcosa, perché così andiamo diretti. Quindi un signore che pesca. Appunto Campania Lazio ci siamo, il nome Anna è una nipote o appunto la mamma di Giorgina va bene, abbiamo detto che appunto attraversava o viveva in un paese con delle casettine, adesso ho bisogno di sapere, spossatezza Giorgina, non ha mai preso la pappa reale, ok perfetto, un po'. E una cosa. Chi delle due, scusate il dettaglio, ha le pareti della camera da letto non bianche, quindi colorate? Quindi non so se è tappezzeria, non so se è un colorato in tonalità, ma chi delle due ha questa camera da letto? Perché io non chiedo, ma lui mi manda questi dettagli per arrivare a voi, quindi purtroppo devo seguire il protocollo. Chi delle due ha le pareti della camera da letto dove dorme? Quindi Giorgina dove dormi tu? Roberta, dove dormi tu? Io bianche, vediamo Giorgina perché forse questa è la chiave di volta. Vediamo. Giorgina, se mi rispondi. Ping pong. Roberta, nel frattempo che Giorgina possa rispondere, mi sai dire se a casa tua ci sono delle pareti azzurrine o violette? Cioè su una tonalità di quel tipo lilla? O se ci sono per esempio delle grandi tende di quel colore, azzurro, viola, lilla. Nel frattempo che Giorgina ci dica qualcosa. Io bianca, ok, allora mi sono già portato avanti. Roberta o Giorgina, questo colore è presente in casa vostra? Azzurrino, violetto, turchese, su quella fascia lì. Tende sì. Vediamo Giorgina. Scusate, io devo seguire quello che mi dice lui per arrivare alla persona. Io credo di essere con Roberta perché questa cosa di Lazio e Campania mi ha molto divertito entrambe le regioni. No, ok, conferma definitiva. Perfetto Roberta, allora siamo con te. Ho detto pareti, chiedo scusa perché lui mi ha parlato della tua casa e mi ha fatto vedere queste grandi appunto fasce colorate. Ho detto è la camera forse da letto, ma ho dedotto io, ve lo dico in trasparenza, che ha quelle pareti. Però poi io devo dire quello che ho visto appunto è stato questo colore, quindi poteva essere appunto tende piuttosto che boh, dei grandi quadri, comunque insomma non una cosa piccola, ma delle tende ci stanno tutte. Ok, ascolta Roberta, una cosa particolare molto bella che mi stai dicendo. Sei mai stata ad Assisi? Se non ci sei mai stata, ti chiede di andare perché
L'energia di quel luogo, io ci sono stato varie volte, è stupenda, e penso che anche chi ci sta seguendo possa confermare, ti farà un gran bene anche per, come dire, la tua parte spirituale. Mi parla proprio di Assisi, non so se sei una, come dire, un amante di San Francesco o di quei luoghi o di quella città, però appunto mi dice proprio di andarci perché sarà molto importante per la tua, crescita spirituale, proprio per il tuo percorso. Poi ti voglio chiedere un'altra cosa, Roberta, ma tu ci sono state da poco, è stato magnifico, ecco perché parla di Assisi, perfetto, tornaci perché lo rinomina. Ascolta Roberta, vedete il mondo dell'oltre come ci osserva e ci consiglia. Roberta, una cosa, ma tu hai intenzione o sei già fatto, vorresti fare qualcosa con la guarigione o con la medianità? È un argomento che ti interessa? Ti dico questo perché mi sta dicendo questo signore che purtroppo non si presenta come nome, che ti assisterebbe molto. Quel gesto che continua a farmi, scusate c'è una zanzara, quel gesto che continua a farmi del pescare. È proprio perché, come dire, vuole prenderti, vuole aiutarti, vuole, come dire, farti capire che lui è con te in questo lavoro. Quindi, anche se ti sembrerà strano, magari una persona che non avessi mai pensato, o forse sì, non lo so, ma quello che ti dico è che è molto connessa con te energeticamente e che se hai intenzione di fare un percorso di guarigione o di medianità o di insomma, sensitività, o se già lo stai facendo, tu sappi che appunto questo signore, come dire, ti lancia l'amo. Assolutamente vuole mettere in piedi una collaborazione di amore e di luce con te. Quindi mi raccomando, non sprecare questa intenzione che questo signore ti manda proprio perché, come dire, non c'è niente di più bello che sapere di. Ecco, sì, molto, lo penso spesso. Perfetto, anche lui è molto connesso a te. È molto connesso a te. È una grande vibrazione d'amore, sai, mi piace tantissimo. Adesso ti metto anche io un mi piace. Come dire, mi piace tantissimo quell'immagine di questa canna da pesca con l'amo, veramente molto bella. Perché? Perché proprio, come dire, fa capire, siamo tutti connessi. Ti lancio il mio amo, ti lancio la mia mano, prendimi, come dire, siamo veramente assieme. Ed è anche bello, come dire, immaginarci tutti in questo grande oceano con questi magnifici pescatori di luce, che appunto, come diceva la canzone di Bersani, pescatori di Asterischi. Appunto, siamo in questo oceano e abbiamo questi pescatori che appunto ci allungano la mano, ci nutrono e vengono veramente, come dire, ad aiutarci da uscire da questo limbo, da questo oceano che è la vita terrena fatta di limiti, di paure, di ombre, per portarci fuori dove c'è la luce, dove c'è il mondo reale. Immaginate anche i pesciolini che sono chiusi nel loro habitat e che invece magari possono scoprire magnificamente che mondo stupendo c'è fuori, che il sole luminoso c'è fuori, che alberi, che frutti. Quindi, che dirti, cara, dunque, ho già perso il tuo nome, cara Roberta, altro nome a me, caro, cara Roberta, gioisci perché questo signore ti è molto, molto, molto vicino e ti invita, come dire, a iniziare o intraprendere o a proseguire in un percorso di guarigione e di medianità perché, come dire, il tandem funzionerebbe molto bene. E quindi, come vedete, la medianità e i contatti sono assolutamente questo tsunami di amore che travolge tutti. Non è solo la persona che riceve il messaggio, ma anche gli altri, tutti voi che state ascoltando, io per primo, che ho, come dire, questa grazia veramente non meritata, assolutamente immeritata di poter dialogare e farmi da ponte. Quindi, come dire, veramente siamo tutti testimoni diretti di quello che dicevamo all'inizio, l'amore è la forza creatrice, è ciò che rende appunto i due mondi qualcosa di unico, è il simbolo dell'infinito, i due mondi, no? Aspettate che lo metto bene, sapete tutti com'è il simbolo dell'infinito? Ecco, i due mondi si parlano, si baciano, guardiamo quei due mondi come due labbra che si baciano, che si parlano, che si vogliono bene e ricordate sempre che, ecco Domenico, grazie che l'hai detto perché
Domenico non mi ha detto, però io mi attengo a quello che loro mi dicono. Ricordate sempre che come noi, quindi questo mondo ha bisogno dell'altro, anche l'altro mondo ha bisogno di noi. Perché? Perché noi diventiamo le loro corde vocali, noi diventiamo appunto i loro strumenti per poter dialogare, per poter portare testimonianze della vita per la vita, per farci immergere in questo oceano d'amore. Quindi, che dire, grazie alle entità che si sono presentate questa sera, Stefano, piuttosto che Claudio, piuttosto che Domenico, grazie a tutte le entità che dietro, insomma, si sono formate e che sicuramente mi hanno ispirato nella lezione, come ha detto anche la nostra Mariella che l'ha accolto bene. Grazie a tutti per essere stati qui e il mio ultimo pensiero chiaramente va a Enrico ed Anna per la possibilità che mi danno, che ci danno di stare assieme. Questa Cose dall'altro mondo è una rubrica che io tengo tutti i mesi qui su Focus 3.0, parliamo di medianità, di percorsi spirituali e poi dedichiamo una parte chiaramente anche ai contatti con la benedizione di Dio, che d'ora in poi chiamerò d'amore, quindi con la benedizione dell'amore, che ci permette appunto di portare testimonianza della vita oltre la vita. Un abbraccio a tutti, se avete domande eccetera, magari scrivetemi in privato, cercherò di rispondervi, se avete curiosità o meno. Grazie, grazie, grazie e alla prossima. Grazie a tutti. Ciao.